Famiglie sempre più ristrette e matrimoni in calo. Rimini nei numeri del bollettino demografico di Palazzo Garampi, strumento capace di segnare attraverso l'andamento dei dati statistici i mutamenti della società riverasca. Le famiglie aumentano di quantità ma si riducono nella composizione solo per pochi decimi, sono superiori a due soggetti. La maggioranza dei nuclei è composta da un singolo elemento e rappresentano il 36% del totale, mentre un decennio fa erano il 34%. C'è poi il calo dei matrimoni, un dato costante negli ultimi 15 anni sia per il rito civile che per quello religioso. Nel 2017 sono stati appena 320, numero che sale a 539 per i matrimoni celebrati ovunque, con sposo o sposa residenti, ovvero in altri comuni. Interessanti invece i dati sulle unioni civili. Nel corso del 2017 sono state 56, 10 tra le donne e 46 tra gli uomini. È da notare che mentre il numero dei matrimoni civili o religiosi in diminuzione, questa è l'unica tipologia di convivenza in incremento. I dati sui matrimoni, commenta l'assessore riminese con delega alla statistica Anna Montini, costituiscono la cartina di tornasole delle condizioni economiche e dei mutamenti della società. A Rimini, dopo il brusco calo nel numero delle celebrazioni avvenuto nel 2008 e il sorpasso di quelli civili su quelli religiosi nel 2011, il 2017, l'anno in cui si aggiunge il minimo, valore quasi dimezzato rispetto al 1992. Fra i matrimoni celebrati nell'ultimo anno, quelli con rito civile raggiungono quasi un livello doppio rispetto a quelli religiosi. È chiaro che le città devono tenere conto di matrimoni sempre meno frequenti, dice ancora l'assessore Montini, di ragazzi che stanno in famiglia sempre più anni. Ma come sistema paese dovremo investire più nelle precondizioni che alimentano la voglia di avere un progetto di vita a due, seme fondamentale del futuro della società.